Che ci crediate o no, il sottoscritto, oltre al cibo, ha tante altre passioni e una di queste è la Formula 1. Uno sport che ho sempre sognato di praticare fin da bambino. E visto e considerato che nella vita si vive una volta sola, oggi mi sono messo in testa l'idea di diventare un pilota. Quindi mi sono messo alla ricerca di una macchina da Formula 1, speranzoso di trovare qualcosa di economico e pratico per iniziare questa nuova disciplina. E fortunatamente, dopo qualche secondo, ho trovato una Renault Formula Campus al modico prezzo di 10.000 euro o addirittura gratis nel caso fossi riuscito a distruggere una piccolissima Food Challenge. A questo punto, avendo già la vittoria in saccoccia, ho deciso di mettermi in viaggio verso la premio vendita, fermandomi come al solito alla Two Grill, questa volta per festeggiare anticipatamente la mia futura auto con un bel calice di prosecco, per poi rimettermi in strada con il portafoglio vuoto, dato che non avrei avuto bisogno di soldi per portare a casa la Renault in questione. Una volta arrivato a destinazione ed aver esaminato con cura il mio nuovo giocattolino, mi sono presentato al cospetto del proprietario, che giustamente, avendo avuto una generosa offerta di 10.000 euro da parte di un altro compratore, ha deciso di vendergli la sua Renault, infrangendo così i miei sogni, scusando successivamente con il sottoscritto, offrendomi da bere all'interno del Boss Taurus, un fast food casareccio che vanta più di 10 tipologie di panini diversi, i quali possono essere composti con 3 differenti colori e gusti di pane, farciti con carne di manzo, pollo croccante e verdure fresche, accompagnati da un vasto assortimento di fritti. E dopo aver finito il mio delizioso milkshake alla banana, onde evitare di tornarmi a casa completamente a mani vuote, ho deciso di riempire almeno lo stomaco affrontando la nuova food challenge di questo locale, ovvero la Big Boss Banana Burger Challenge. Buongiorno Ninja da Tavola e benvenuti in un nuovo video, ovviamente benvenuti in una nuova challenge. Come avete visto, oggi sono tornato a Novara, al Boss Taurus, dove sono stato l'anno scorso per affrontare tutti i 13 panini di codesto fast food, e dove oggi sono qui per affrontare una nuova food challenge, giusto Monica? Giusto Thomas, oggi sei qui per affrontare la nostra nuova food challenge, la Big Boss Banana Burger. È il nostro hamburger composto dal nostro pane artigianale, 800 grammi di hamburger di bovino adulto, un velo equivalente a quasi un barattolo di burro di arachidi, cheddar fusel, bacon e naturalmente la nostra banana fritta. Solo una domanda Monica, come mai hai usato la banana in codesto panino? Ma come Thomas, non te ne sei accorto? La scimmia fa parte del nostro logo. Ah, pensavo perché appunto eri del team banana, io sono del team patata, e infatti perché non hai messo nessuna patata in codesta food challenge? Perché Thomas, so che la patata è il tuo punto debole e sono sicura che ti avrebbe intoppato. Taglioni da chile a parte Monica, mi spieghi brevemente le regole di questa food challenge? Certo Thomas, unica regola, hai 30 minuti di tempo per terminarlo. Se perdi, me lo paghi a prezzo pieno. Se vinci, mi porto a casa la Renault. Porca miseria, perché sono venuto qui apposta e l'annuncio parlava chiaro. Ma dai Thomas, la macchina era solo una gag. È vero, la macchina lo era, ma codesto panino no, che accompagnano naturalmente con questa birra di codesto posto che vado subito a provare. O a riprovare, visto che è la seconda volta che la provo. Ah, sono
refreshing. Ci tengo a precisare, Thomas, che è quella che stai bevendo la nostra blanche di riso. Ma ne abbiamo anche un'altra versione, un'ispirazione britannica chiamatasi India Pale Ale. Ma birra a parte, Thomas, pensi di riuscire a distruggere questa food challenge nel tempo limite richiesto? Non lo so, ma per scoprire il mio timer e facciamolo partire insieme in 3, 2, 1. Timer partito. Coltello e andiamo ad incidere codesto nuovo panino. E oserei dire un panino veramente gigante. Vi faccio vedere immediatamente l'interno. Guardate che spettacolo, ninja da tavola. E primo morso di questa nuova food challenge chiamata Big Boss Banana Burger Challenge. OMG, amazing! Il burro dragon si sposa alla grande con il burger. No, questo è veramente esemplare, Monica, eh. Questo è veramente esemplare. Una ricetta fantastica, porca miseria. Scusate questo ennesimo focus, ma devo farvi vedere l'interno. E anche il pane è tanta roba, sembra quasi dolce. Dolce, dici? Secondo me ti sbagli, assaggia meglio. Sai qual è forse il problema, o meglio, la chicca? La banana che lo rende dolce. Esemplare. Mandiamo gli amici della telecamera B. Monica, mi sembra di aver capito che sono la prima persona a provare questa food challenge, giusto? Esatto, Thomas. Questa food challenge è stata ideata proprio appositamente per te. Sei il primo della nostra sfida. E forse che l'unico è edizione limitata, giusto? Giusto, Thomas. Però facciamo così. Siccome secondo me questo panino, o meglio gli ingredienti di questo panino, si sposano alla grande col tutto, se questo video arriva a 10.000 like, potete trovare il Banana Big Boss Burger in versione tiny qui prossimamente. Ci stiamo, Thomas. Ci stiamo. Proseguiamo. E comunque il pane è veramente soffice come una nuvola. Complimenti. Una qualità di prodotti veramente stratosferica. Thomas, ti dirò di più. Se riuscirai a vincere questa challenge, farò in modo che il tuo nome verrà citato nel nostro Big Boss Banana Burger by Thomas Hungry. Ti dirò di più, Monica. Se lo fai, voglio i diritti d'autore e quindi voglio anche il 20% sulle commissioni, porca miseria! Quanti grammi di pane abbiamo, me lo ricordi? È esattamente 1 chilo di pane artigianale, per un totale complessivo del panino di 2 kg e quasi 500 grammi. È abbastanza tosto, eh? Vediamo se riuscirai a vincere. Sono già passati 20 minuti, porca miseria. Ah no, sono passati solo 10 minuti, ma non sono neanche a metà panino. Devo accelerare! Ce la farai? Non lo so, dipende da me stesso. Che comunque veramente tozzo. Amici di telecamera B, guardate che roba, porca miseria. Altro piccolo focus solo per voi. E dimmi una cosa, Monica, se non sbaglio, hai altri punti vendita, giusto? Qui al Bostaurus. Giusto, Thomas. Qui a Novara ne troverai un altro, presso il centro commerciale San Martino 2, ne troverai uno a Como e uno a Giussano, dentro il centro commerciale Gran Giussano. Quando uno a Padova? Ci stiamo lavorando. Lo aspetto. Comunque bella tostina, eh? Sarà colpa del burro arachidi, ce n'è veramente un sacco, quasi un barattolo intero, giusto Monica? Esatto, quasi un barattolo intero. Comunque grassi buoni, anche proteine. Thomas, come sta andando questa sfida? Sta andando bene, però ho un piccolo problema. Mi sto accorgendo che preferisco la banana fritta rispetto alla patata fritta. Nuovi sapori? Beh, parlando di cibo ovviamente, se è chiaro, non è stomo da veccia. Ah, sta banana così fragile si è rotta. Vabbè, proseguiamo. Dio santo, quanto è passato? Ho solo 13 minuti!
Monica, credi in me? Quasi ci credo. Devi crederci, aiutami. Hai 11 minuti, ce la farai? Non lo so, ma adesso ho fatto che ho finito la birra, però per fortuna questa. Mamma mia, ci abboniamo qui, oh! Grande festa! Distruzione totale, vabbè, continuiamo! Il bello della diretta! Ah, ovviamente dopo pulisci tutto tu. No, no, pulisco nulla io qui, eh! Ah, ma non lo sai, Thomas? È una delle clausole. Se vinci, pulisci. Beh, allora sto giro mi sa che prenderò. Me la prendo con calma. Ne sei così sicuro? Se devo pulire, preferisco pagare. E pagare, ovviamente. Pare non tanto. Accelero. E comunque la rossa è ancora più buona, eh? Scarpetta. Non riesco a buttare, porca miseria. Meglio fuori che dentro. No, deve stare dentro, vabbè, continuiamo. Ottimo passato, 8 minuti, aiuto. Togli una curiosità, Monica. In questo panino avete messo di tutto. Avete messo carne, bacon, cheddar, pane, una piccola banana. Ma qualcosa per i vegani, no? In questo posto? Abbiamo la nostra Beyond Meat. È un hamburger vegetale prodotto dalle proteine del bacello del pisello giallo, barbabietola e olio di cocco. Beh, ti dirò, non sono del team pisello, quindi continuo con la carne. Con il rispetto per i vegani, ovviamente. Ricordati che qui però c'è la banana. Cosa avrà voluto dire? Minuti. Pronto per pagarlo a prezzo pieno? Maledetta. Ok, 400 grammi. 400 grammi al minuto, ce la posso fare. C'è tensione qui, Monica, c'è tensione. 2 minuti soltanto? Porca miseria. Non riesco a lottare. Non ho capito. Un minuto. Secondo euro di banana. Ah, giusto, giusto, Monica, eh. Giusto, giusto. Più che perfetto, Thomas. Oh, ora è venuto, Monica, porca miseria. Dopo 30 minuti di food challenge. Ci ho visto un po' in difficoltà, Thomas, però. Lo so, Monica, ma secondo me il problema è stato appunto il barattolo di peanut butter che hai messo all'interno. Potevi metterne un po' meno, no? O forse qualche banana in più. Cosa avrà voluto dire? Ad ogni modo, Monica, non mi resta che ringraziarti per questa ospitata al Boss Taurus. E anzi, che dici di venire qui con me a salutare il pubblico a casa? Grazie a te, Thomas. Ricordiamo inoltre a tutti che se questo video raggiunge 10.000 like, troverete questo panino in versione ridotta in tutti i nostri burger store situati a Novara, sia in via Baluardo Partigiani 2G che dentro al centro commerciale San Martino 2, nel centro città di Como e nel centro commerciale Gran Giussano a Giussano. Ninja la tavola! È arrivato il momento di chiudere il video. Noi ovviamente ci vediamo la settimana prossima appunto con un nuovo video, e nel frattempo stay fit e stay hungry.